Ciao a tutti e bentornati sul canale, eccoci con la recensione della domenica e per prima cosa vorrei farvi gli auguri di Pasqua. 2 giorni fa vi avevo chiesto sia su Instagram che su Facebook se volevate vedere recensito il demo Gorgone oppure l'edizione speciale di Jack e seppur non di moltissimo ha vinto il demo Gorgone, quindi oggi guarderemo questo pop mentre quello di Jack lo guarderemo mercoledì prossimo. Per quanto riguarda la scatola l'abbiamo guardata in maniera dettagliata nella recensione di Eleven Underwater, quindi a fine video trovate la scheda per andare a guardare quella recensione e vederla nel dettaglio. Per quanto riguarda quindi il demo Gorgone, vi basti sapere che è il numero 428. Per quanto riguarda il lato della scatola troviamo sempre la bici del nostro Will in primo piano e gli altri ragazzi sullo sfondo e ovviamente l'artwork per intero del nostro demo Gorgone che promette già molto molto bene. Quindi ora procediamo con l'unboxing per guardare il nostro mostro fuori dalla scatola. Ecco qui il nostro demo Gorgone fuori dalla scatola e già a una prima impressione vediamo che è un pop super particolare. Vi dico subito che arriva fortunatamente con la basetta. In ogni caso partiamo dalla testa, faccia, non so che cos'è, comunque da dove partiamo di solito? Questa qui è sicuramente la parte più interessante e particolare di questo pop. Vi faccio presente che nella sua versione chase questa parte è completamente chiusa e quindi risulta un po' più semplice. In ogni caso devo dire che la parte più impressionante è sicuramente il centro perché è veramente molto rientrante e dà quindi una bella sensazione di profondità. Ovviamente non troviamo gli occhietti da pop ma troviamo tutto il resto di quella che possiamo considerare una bocca che in realtà somiglia abbastanza a un fiore, quindi un demo Gorgone fa sempre primavera. La pittura mi piace molto perché contrasta con l'esterno che è abbastanza opaco, mentre in tutta questa parte è bella lucidina e dà risalto sicuramente all'interno della faccia del demo Gorgone. Inoltre troviamo tutta la scultura di quelli che possiamo definire a tutti gli effetti dei denti o comunque delle zanne e vediamo che praticamente c'è una piccola corona di zanne proprio intorno al foro centrale e poi diventano mano a mano più grandi nel momento in cui ci spostiamo verso l'esterno. Proseguendo nella parte inferiore troviamo il corpo del demo Gorgone e come vediamo è molto secco, molto muscoloso e qui ci sono 2 elementi che lo rendono così bello. Per prima cosa c'è sicuramente la scultura. Infatti vediamo che tutta la parte di questa specie di cassa toracica, la scultura delle mani, la scultura delle gambe e soprattutto dei tra virgolette piedi è fatta veramente bene, nel senso che è semplice ma svolge perfettamente il suo dovere. Questo però è supportato tantissimo dalla pittura perché come vediamo in tutte le parti c'è una pittura di fondo leggermente più scura sopra la quale è stata applicata una tonalità molto più chiara dello stesso colore. Questo va sicuramente a evidenziare tutta questa parte un po' più porosa che è stata fatta a livello di scultura e il risultato finale mi piace veramente tantissimo. Per quanto riguarda il retro è praticamente monocromatico perché non troviamo nessun dettaglio che non sia pelle. La cosa interessante però è che vediamo tutto il retro della parte aperta frontalmente e devo dire che l'effetto mi piace perché è stato reso molto bene. Inoltre se guardiamo bene vediamo che la pittura del retro della tra virgolette testa è differente da quella del resto del corpo. Quindi ragazzi questo è il pop del demo Gorgone nella sua versione regular. Devo dire che questa volta preferisco l'edizione normale piuttosto che la sua versione chase perché trovo che la cosa più interessante di questo pop sia sicuramente il fatto che ha questa enorme faccia barra bocca barra qualcos'altro completamente spalancata, è veramente super spettacolare. Trovo che questo pop nella sua semplicità sia veramente stato studiato in maniera molto intelligente e quindi risulta inevitabilmente uno di quei pezzi veramente super particolari. Quindi se vi è piaciuto Stranger Things credo che questo pop meriti veramente di stare all'interno della vostra collezione. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo
video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!